Bella a tutti quanti ragazzuoli e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Docti e oggi siamo qui per parlare della tier list dei portieri. La prossima tier list sarà dedicata ai centrocampisti centrali, quindi mi raccomando, per non perderla iscrivetevi al canale e accendete la campanellina, perché sarà importante per farvi arrivare le notifiche dei video short eccetera eccetera che ci saranno. Se vi piacciono questi contenuti lasciate un bel like qua sotto, raggiungiamo cifre di like astronomiche, iscrivetevi al canale ovviamente e commentate con la prossima tier list che volete vedere, ovviamente citando il ruolo che vi interessa, ok? Così vado a contare e vedo quanti vogliono una cosa e quanti ne vogliono un'altra. Ovviamente farò partire anche i sondaggi su Instagram, per seguirmi sotto nel link in descrizione dove troverete anche tantissime altre cosucce carine e simpatiche, quindi vi invito a passare. Detto questo, ragazzuoli, io direi di cominciare subito con la nostra tier list dei portieri. Non serve fare una tier list enorme in questo momento, raga, e vi spiegherò il tutto mentre l'andremo a fare, ok? Farò tre nomi per l'H2H, tre nomi per il versus attacco, e quelli dell'H2H più o meno vanno bene anche per la modalità allenatore, all'incirca, anche quelli versus attacco, quindi diciamo che quei sei portieri che dirò andranno bene anche nella modalità allenatore, però 3 e 3 sono altamente performanti per una sezione e gli altri 3 per l'altra. Quindi senza parlare più andiamo direttamente a fare subito i portieri del versus attacco, va? Cominciamo da loro. Posizione numero 3 per il versus attacco al carissimo Gianluigi Buffon. Incredibilmente non è né il primo né il secondo, ma bensì il terzo. Para, sì, abbastanza forte nel versus attacco, è abbastanza efficace grazie al tuffo e ai riflessi soprattutto, e ha un discreto piazzamento, dovrebbe averlo molto più alto per essere Buffon, ma sono dettagli, lasciamo perdere quelle cosucce lì. Ha una buonina agilità, ma potrebbe essere superiore, per questo che lo metto solo terzo, raga, perché di base è forte in porta, nel VS è una bestia, però è il terzo, non è il più potente, e diciamola tutta, per qualità-prezzo, no, bocciatissimo, perché appunto per 900 milioni avere il terzo portiere più forte nel VS e basta, oltretutto, non è proprio utilissimo, diciamo, potrebbe esserci di meglio. Ed è terzo soprattutto per la gen, perché a livello di parate effettivamente para tanto, para un po' meno del secondo, tanto più del quarto, però non è eccezionale. Con tutto che è il terzo, raga. Questa volta vi farò una tier list il più sincera possibile. Proprio il più sincera possibile. Buffon nel versus va bene fino a leggenda 1, massimo campione 3. Poi bisogna cambiarlo. E bisogna passare agli altri due portieri, che sono decisamente superiori. Andiamo a guardare la posizione numero 2. Fottuto Maignan! Era una merda prima, diciamolo chiaro, non parava niente, gli lanciavi una busta di patate, faceva e non parava niente. Adesso l'hanno fissato, è finalmente diventato effettivamente forte. Nel versus, attenzione, nel confronto qualcosa para anche adesso perché l'hanno potenziato, ma non è in top 5, ve lo dico già, è tipo il sesto, quindi non rientra neanche nei tre che vi dirò dopo. Però nel versus è il secondo più forte, para veramente tanto, ha delle buone qualità, buono, molto reattivo, molto agile, molto potente, reattivo, forte. Di base ha tutte le statistiche più basse di Buffon, ma para di più di Buffon. Incredibile? No! EA Sports, said game. Comunque, al di là di piccoli umorismi vari, passiamo al portiere numero 1. Nel versus, se non mi credete, andate pure a vedere le varie cose dove si vanno a fare le review di questo che vi dirò e vedrete, o se l'avete affrontato lo saprete, che nel versus è letteralmente rotto. Da campione 3 in su dovete avere Maignan o il primo, ancora meglio. Andiamo a vederlo.
Leviashin è fortissimo nel versus, nell'H2H decisamente meno, raga. Ma tanto meno, prende dei gol veramente del cazzo. Diciamolo sinceramente, sincero proprio. È da fastidio, però nel versus è tanta tanta roba. Perché? Perché ha una botta di reattività, una buonissima agilità. E anche se non si vede, ha salto a sufficienza per riuscire a prendere anche le palle alte. Nell'H2H non è performante, sempre per la funzione del bug dell'altezza, che è ancora presente in H2H. Non più nel versus attacco e neanche in modalità allenatore, incredibilmente, ma nel versus attacco sì. Cioè, nell'H2H sì, scusate, e quindi è un problema. Leviashin in H2H para un bo'. Se tirate basso le para tutte, però se tirate alto fate sempre gol. Quindi... diciamocelo, nel versus attacco invece è letteralmente il più forte di tutti. Para qualsiasi cosa che gli sia giri intorno, in più sembra, cioè anche se non c'è l'abilità, molto spesso vi viene incontro come se avesse uno contro uno e dà veramente fastidio nel versus attacco, raga. Molto spesso sta in porta, molto spesso viene anche incontro e secondo me il più forte in questo momento. Costa una botta, quindi... sinceramente, io prenderei Maignan. Ma non per qualcosa, perché costa una botta. Cioè, 1.100.000.000 per il numero 1, quando il numero 2 lo andate a pagare 100 milioni. Consiglio il numero 2. A livello di qualità-prezzo, a livello di qualità totale, pura, nuda, cruda, lui. A livello di qualità-prezzo, Mike Maignan. Yes, very nice. Molto meglio. Molto, molto meglio. Adesso però, raga, andiamo nell'H2H. E nell'H2H non c'è praticamente nessuno di questi portieri che ho citato. Anzi, non c'è proprio nessuno di questi tre portieri che ho citato. Ci sono altri tre portieri che sono esageratissimi. Però, ognuno di loro fino a una leggera divisione della Division Rivals. Dopo superata una certa Division Rivals, bisogna dire che quei portieri, cioè almeno il secondo e il terzo, non è che servono più a tanto, quindi... passiamo alla sezione top 3 H2H, andiamo a vederli. Numero 3, Petr Cech. Non proprio questo, ok? Perché questo qui è quello della sala leggende, però già lui va bene, ok? Ma io metto insieme lui e quello dell'Icon Chronicles, anche se quello dell'Icon Chronicles è leggermente superiore, quindi... prendete quello, se avete questo vendibile, vendete lui e tenete quello dell'Icon Chronicles. Petr Cech, alto 1,96, attivato bug altezza. Puff! Dopo l'1,95 si attiva bug altezza. Puff! E il portiere diventa praticamente una saracinesca, un muro invalicabile, un fastidio, un dito nelle chiappette che non potete neanche immaginare. Ok? Numero 3 perché veramente parla delle cose assurde a livello di H2H. Fortissimo, 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 veramente che vi para qualsiasi cosa, fino a leggenda 1, fino a leggenda 1, di più diventa già un pochettino pericolante, comincia a subire gol, comincia a buttarsi in ritardo, comincia ad avere dei problemi, ok? Per ovviare a questo c'è il portiere numero 2, che andiamo a vederlo adesso, che effettivamente è... valido da leggenda 1 a campione 3. Adesso lo andiamo. E anche nelle leghe prima, ovviamente. Però nelle leghe prima abbiamo messo in posizione numero 3, che è il carissimo Petr Cech. Ok? Posizione numero 2 per lega. Leggenda 1, campione 3. Il carissimo Edwin van der Sar. La posizione numero 1 vi sconvolgerà l'anima. Ad alcuni no, ad altri sì. Comunque, Edwin van der Sar, estremamente devastante per leggenda 1, campione 3, para tantissimo, perché è 1,97, raga, è ancora più alto di Donnarumma, di quell'altro ancora, e tutte queste cose qua, e automaticamente è ancora più forte, c'è poco da andare lontano, in più ha anche statistiche aggiuntive che lo rendono ancora più potente, e in più, cioè comunque c'è anche rimessa lunga del portiere, come vi ho fatto vedere in live, si può far gol grazie a questa abilità, perché è veramente semplice, e si può far gol. Comunque, quindi è utile sia per difendere di base, ma anche per rilanciare e contropiedare l'avversario in modi davvero molto efficienti. Qualitativamente è davvero devastante. Infatti, è il portiere numero 2 ed è molto, molto buono anche nella modalità allenatore.
come anche gli altri citati, perché Maignan, Yashin, Buffon e appunto Cech sono tutti validi per la modalità allenatore. Ce n'è però uno che per H2H e modalità allenatore, per colpa del bug dell'altezza, perché di base non è che sia questo grande portiere nella realtà, anzi, cioè, sì, è fortino, ma... Ma chi cazzo è? Cioè, andiamo a vederlo, ok? Perché sennò poi la gente, alcuni già lo sanno, ovviamente, alcuni già lo sanno. E questo qui è il portiere che serve per, diciamo, avere una sicurezza da campione 3 a campione 1, ok? Per andare abbastanza in tranquillità. Se non vi para quel portiere che sto per nominare, il problema non è suo, è vostro, non lo sapete difendere. Molto chiaro, ma come anche se prendete gol a padella da Van der Sar a Leggenda 1, il problema non è Van der Sar, è il modo in cui difendete. Bisogna rallentare e difendere meglio. Per i difensori faremo poi un discorso a parte, ma adesso continuiamo. Posizione numero 1, il portiere di base più utilizzato in questo momento di tutte le leghe master, diciamo, ok? Poi alcuni usano altri, però diciamo che quello più utilizzato ed effettivamente il più forte, se avete problemi a livello difensivo, perché effettivamente para qualsiasi cosa. E codesto, già, andiamo a vederlo. Milinkovic-Savic, Vanja, Milinkovic-Savic. Perché uno dice, Milinkovic-Savic manca del centrocampista. No, il portiere del Toro. Il portiere del Toro, ok? Con rimessa lunga, stessa abilità di Van der Sar, quindi di base potete rilanciare e fare gol senza nessun problema. Ha anche molto rinvio, ha 107 di tiro, ok? Ha pessimo fisico, 90 di agilità, 90 di reattività, che però di base sì, servono e non servono quando c'hai l'altezza dalla tua parte, in H2H. Infatti lui nel versus non è fortissimo, perché di base non ha reattività e agilità, nei tiri bassi fa cagare. Nell'H2H para anche quelli, perché il bug dell'altezza si attiva, dice: "Weee, io oggi non faccio passare niente, cazzi vostri", in generale. E così è, e così è. Vanja Milinkovic-Savic, un portiere che statisticamente parlando non è superiore a... penso, cioè dovrebbe essere tipo il quindicesimo a livello statistico. A livello d'altezza però è il più alto in game. Quindi di conseguenza è il più potente, ed è così. L'avete mai provato? L'avete mai trovato contro? Ok, ve lo dico, no, perché l'hanno fissato un pochettino. All'inizio che era uscito non era così devastante, cioè appunto era ancora superiore Van der Sar e anche Cech. Hanno cominciato a fissarlo e non ce n'era assolutamente bisogno. Non ce n'era assolutamente bisogno, perché era meglio prima. Ok, appena uscito non è che parava così tanto, cioè parava normale, però già parava come Cech e Van der Sar, e questo già sembrava strano. Adesso lui para decisamente di più. Para più di chiunque altro. Fa delle parate che altri portieri non le vedrete mai fare. Ma proprio mai. Cioè, raga, fa delle parate assurde. Assurde. Senza un senso logico. In questo momento lui è davvero fortissimo. È il più forte. Poi, ovviamente, se io devo andare a nominare altri portieri che sono effettivamente forti in H2H, che però si trovano in posizioni decisamente più basse, posso nominare Bono, quello lì arabo, non mi ricordo mai come si chiama, come si pronuncia bene. Però quello lì è anche molto forte. Ma perché? Perché è sopra 1,95 m. Gigio Donnarumma, anche, è più basso in classifica. Ma perché è forte? Perché è più alto di 1,95 m. Kobel, che però ormai è basso, la carta è troppo vecchia, perché è alto 1,95 m. Quindi anche lui, si attivavano i bug, le cose, tutte queste cose qua. Raga, per H2H, purtroppo, per quanto hanno cercato di farla passare come risolto il problema, alla fine non è risolto, c'è poco andare lontano. Per il versus attacco invece è risolto, perché per esempio è stato un momento che Casillas era il portiere effettivamente uno dei più potenti in versus attacco, e Casillas è alto 1,3 m tappi di sughero, quindi di base, detto da me che sono 1,70 m, fa ridere, lui alto 1,80 m, però quelli sono dettagli. Nell'H2H è così, raga, c'è poco da andare lontano. Nell'H2H è così. Vanja Milinkovic-Savic in questo momento, perché comunque è ancora un 98 di gen, quindi riesce ancora ad essere performante e far attivare il bug senza nessun problema, anche contro i 103 di gen. Quando la gen comincerà ad essere troppo lontana dalla sua, comincerà ad essere scarso. Ma ti hanno ancora più o meno un mesetto di tempo per poterlo tenere, utilizzare e sfruttare al meglio per poter scalare in H2H. Ve lo consiglio se non volete spendere le migliaia di euro per Van der Sar
o prendere, far usare le sbatte per andare a prendere check dell'Icon Chronicles, che comunque è sempre molto forte, raga. Cioè, va benissimo. Cioè, questi portieri qua che vi ho nominato vanno tutti benissimo. Solo che lui ha una marcia in più. Ha proprio una marcia in più. Che sono i 5 cm di altezza. Già. Già. Questa è la logica IE. Yeah. Vabbè, ma basta, perché sennò cioè, è un meme sta roba ormai in tutto il mondo. La logica IE non ha molto senso. Di base, allora, raga, dovrebbero, i portieri più forti in questo gioco dovrebbero essere Buffon, Yashin, Van der Sar, perché appunto icone, e i portieri più forti in circolazione, quindi di base Ter Stegen, Neuer, tutta quella gente lì, no? Non è così. No, non è così. No. I portieri più forti in questo gioco sono Bonu, Milinkovic-Savic. Ma che cazzo? Vabbè, poi sì, c'è anche Edwin Van der Sar, c'è, che però sono secondi. Vabbè, comunque, detto questo, come anche Kobel, grande portiere, io non dico niente, ma potrà mai essere più forte di Buffon, di Yashin, di Edwin Van der Sar, che hanno vinto i pianeti? Non lo so io, ma anche di Cech, no? Che Cech era un campione. Vabbè, però, al di là di questo, noi siamo qui per parlare del game, e il game dice così. E quindi noi, noi lo accettiamo, quindi... Spero che questa tier list un po' più simpaticosa, spero che sia stata simpaticosa e non fastidiosa, in generale, vi abbia divertito, vi abbia intrattenuto e vi abbia anche fatto capire effettivamente quanto cambia un portiere da una modalità all'altra. Diciamo che appunto, considerando le varie posizioni delle cose, Milinkovic-Savic va bene anche per il versus attacco, solo che giustamente nel versus rientra in una posizione tipo di top 10, quasi ottavo, ok? Modalità allenatore invece anche lì si mantiene primo. Assolutamente insieme a Van der Sar. E nell'H2H è il più forte in assoluto. Van der Sar va bene anche esso per versus, confronto, modalità allenatore. Però, come vi ho detto, per esempio, nel confronto è secondo, nel versus è quinto, nella modalità allenatore è terzo, quarto. Perché appunto è tutto un po' così. Quindi sui portieri c'è sempre un po' di difficoltà. Però diciamo che, se volete la sicurezza, la sicurezza è Maignan se giocate di più il versus attacco, che costa poco, e va bene anche per la modalità allenatore, ma non per il confronto, non tanto almeno. Milinkovic-Savic è il best per l'H2H e modalità allenatore, ma non troppo per il versus, quindi fate un pochettino le vostre scelte. Se poi avete dei dubbi un po' strani, tipo io c'ho questo portiere, fammi sapere com'è, scrivetemelo qua sotto nei commenti, perché di base io il meta lo so dei portieri. Nelle varie divisioni, ovviamente. Molto spesso facevo delle tier list dove la top, il più forte, mettevo quello che a campione 3 comunque già bastava. Perché di base, purtroppo, su 30.000 che sono iscritti, so per certo che 25.000 sono al di sotto del campione, ok? E quelli che sono sopra, queste cose qua già le sanno, quindi non devo spiegarle. Adesso mi sono dovuto mettere anche, ho voluto approfondire un po' di più per darvi una completezza anche delle leghe più superiori, ovviamente, per darvi anche possibilità di scalare con più facilità e tutte queste cose. Farò uscire altri piccoli trucchetti, come anche la cosa dei passaggi, tutte queste cose qua, di come tirare, di come sfruttare il tiro potente in certe occasioni, in altre no, come fare la finta di tiro, tutte queste cose qua, ragazzoli. Tempo al tempo farò uscire tutto quanto, una specie di guida che poi metterò in una playlist, una guida totale su come effettivamente utilizzare tutte le cose, le varie tier list al meglio, come utilizzare tutti i vari trucchetti al meglio, come fare tutto al meglio, quindi andremo ancora più nel profondo, dove non ci siamo mai inoltrati. Spero che questi nuovi format di base, anche o questi vecchi format anche, rinnovati, vi piacciono e facciano tornare un pochettino di voglia, un po' di felicità in questo gioco. Spero, ovviamente, io faccio quello che posso. Uno ci spera sempre. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se questa tier list vi è piaciuta più delle vecchie e continuerò a farla in questa tematica così, ok? Molto più approfondita sul dettaglio, cioè sulle cose di come appunto del più forte in base anche alla divisione in cui siete. E ci vediamo in un prossimo video, ragazzoli. Spero vi sia piaciuto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti, ovviamente. E a domani. A presto. Da Docri. Ciao ciao. Da Docri. Sono io, sti cazzi. Buona serata e buon game. Mi stavo impappinando, sei visto? No? Allora non fate finta di niente. Bella bella. Ciao ciao, ragazzoli. A domani.